O Samurai Sama, Kuyomi e Yokoso, benvenuti a Kuyomi, miei fedeli samurai e miei leali onnamusha. Io sono Alessandro e questo è Kuyomi, il canale dedicato al Giappone. Il nostro amatissimo sollevante è ricco di festival durante tutto l'anno, ma l'Onbashira, di cui vi parlo oggi in particolare, è noto per la sua estrema pericolosità. Se infatti in Occidente abbiamo, ad esempio, la famosissima corsa dei tori di Pamplona, in Giappone troviamo l'usanza di cavalcare dei grandi tronchi che scivolano giù per un pendio. Con circa 1200 anni di tradizione alle spalle, questo festival ha origini antichissime e si tiene ogni 6 anni agli inizi di aprile. Se vi state allora chiedendo quanto mai possa essere pericoloso questo festival, allora vi basti sapere che non di rado alcuni partecipanti sono anche rimasti feriti e hanno persino perso la vita. Quindi se siete curiosi di sapere di più e capire dove nasce questo apparentemente folle festival, allora continuate a seguire questo video e lo saprete. Ma prima di cominciare questo rodeo dei tronchi, potremmo dire, vi invito sempre a lasciare un mi piace a questo video e iscrivervi al canale, miei samurai. Piano piano stiamo indirizzandoci verso i 1000 iscritti e solo grazie al vostro supporto possiamo veramente arrivarci. Grazie mille, miei samurai. Adesso però, via con la sigla. Il termine Onbashira è costituito da due ideogrammi. Il primo è un suffisso onorifico, mentre il secondo significa letteralmente palo oppure colonna. Questo secondo ideogramma è lo stesso, per esempio, che abbiamo incontrato quando abbiamo parlato e approfondito la macabra usanza degli Hitobashira, quindi gli uomini pilone. Vi lascio in caso qui il video se siete curiosi e volete recuperarlo. Comunque, il termine si riferisce a quattro tronchi di legno che vengono eretti agli angoli di alcuni santuari nell'area del lago di Suwa presso Nagano. I più famosi tra questi pali sono quelli facenti parte del complesso dei quattro santuari del grande complesso di Suwa. Questi sono l'Omiya e il Maemiya, che fanno parte dei santuari superiori, che vengono chiamati Kamisha, e sono dedicati al Daimyojin, appellativo dato alle grandi divinità. Quindi poi abbiamo Harumiya e Lakimiya dalla parte opposta del lago, che fanno invece parte dei santuari inferiori, chiamati Shimosha, dedicati a Yasakatome, che è la consorte dei Daimyojin. La peculiare usanza dell'erigere questi pali rimane però ancora un grande mistero e gli studiosi hanno ipotizzato diverse teorie, tra le quali per esempio anche un legame con gli antichi usi del periodo Jomon. Se volete approfondire l'antichissimo periodo Jomon, quindi la preistoria del Giappone, ecco qui il video. Anche in questo caso io vi posso accontentare. Inoltre, la cadenza del festival negli anni del drago e della scimmia tradisce un'innegabile influenza della filosofia cinese e del cosiddetto ramo terrestre, con il quale si scandiva il tempo associandolo a un animale. Alcuni studiosi hanno riscontrato un nesso tra la cerimonia e la filosofia circolare della generazione degli elementi, ovvero il legno che genera il fuoco che genera la terra e quest'ultima poi che genera il metallo. Gli Onbashira del santuario superiore sono tronchi di alberi provenienti da una montagna a est, quindi associata all'elemento del legno, e vengono portati al santuario. A sud, associato poi quindi al fuoco, e a sud del lago, chiamato lago Suwa, che poi si trova a nord, che è associabile invece con l'elemento dell'acqua, e vengono usati per sostituire i vecchi Onbashira, che sono invece legati all'elemento della terra. Questi vengono poi quindi abbattuti e portati al santuario Hachiryu, nell'antico villaggio di Chūkaneko. All'interno poi del termine Chūkaneko, guarda caso, c'è anche l'ideogramma centrale che indica metallo. È un villaggio che oggi fa parte della città di Suwa, quindi questo ciclo in qualche modo viene rispettato. Originariamente però l'Onbashira non era il festival che conosciamo oggi e aveva anche un nome diverso, ovvero si chiamava Shikinen Zoei Mihashira Taisai. Infatti, secondo il Suwa Daimyojin Ekotoba,
sua, nella città, Daimyojin, vi ricordo che è il grande, la grande divinità. E Kotoba si riferisce a una serie di emakimono, con un set di 12 emakimono, illustrati del XII secolo. Sembra infatti fosse un insieme di riti questo festival, ed erano risalenti questi riti a circa l'VIII secolo d.C. Piccola curiosità, gli emakimono, miei samurai, sono quelle antiche pergamene a svolgimento orizzontale contenenti immagini e testo. La curiosità sta nel fatto che, apro e chiudo subito una parentesi, si ritiene che l'origine dei manga sia proprio collegata agli emakimono. L'antico modo di raccontare quindi una storia svolgendo la pergamena, quindi accompagnando la narrazione da testo e immagini, potrebbe essere legata a quello. Chiusa parentesi. Torniamo comunque a buttarci con i tronchi, continuando vi racconto anche che c'è un'antica leggenda che riguarda questo festival e che racconta questa leggenda di un imperatore, l'imperatore Kammu, che ordinò al generale Sakanoue no Tamuramaro di sottomettere il popolo Emishi, che si trovava al nord-est del Giappone. Il Kami di Suwa, Daimyojin, apparve al samurai per proteggerlo nella difficile missione. Il generale riuscì nell'impresa e la corte imperiale ordinò di officiare vari riti religiosi al santuario di Suwa come forma di ringraziamento per la divinità. Secondo la tradizione e seguendo l'antico calendario cinese, i santuari superiori e inferiori venivano abbattuti e ricostruiti completamente ogni 6 anni. Si praticava così non un vero e proprio festival, ovvero il Matsuri che noi oggi immaginiamo, ma il cosiddetto Zoei, termine giapponese che indica la costruzione di un tempio oppure di un santuario. Erige però nuovamente il tempio aveva costi altissimi e l'intera popolazione della provincia doveva contribuire a sue spese, pena subire l'ira degli dei. Poi, oltre allo sforzo economico, era anche richiesta una grande forza lavoro. Si contano circa 2000 uomini che servivano per issare i grandi pali e ricostruire completamente le strutture in breve tempo comunque. Il rito era così oneroso che in quel periodo si posponevano fino anche i matrimoni e ogni altra cerimonia perché giustamente gravava sull'intera comunque popolazione, l'intera regione. Questa usanza continuò per molti secoli, ma le guerre poi del periodo Sengoku fecero cadere in disuso questo festival, ripreso poi soltanto a fine XVI secolo dal devoto daimyo Takeda Shingen, famoso stratega e condottiero giapponese. In epoca Edo l'usanza di riedificare per l'intero i santuari venne totalmente abbandonata, limitandosi unicamente a rimpiazzare i 4 pali, Yonbashira appunto, e ovviamente nei 4 angoli dei vari santuari. È proprio in questo periodo che l'usanza quindi prende la forma del festival e divenne quella che conosciamo oggi. La responsabilità del rimpiazzo divenne esclusivamente dei villaggi limitrofi della zona e venne deciso che a turno si sarebbero occupati di un onbashira diverso, secondo una lotteria organizzata, e ancora oggi si segue questo metodo per i santuari, ma quantomeno quelli superiori, perché invece per quelli inferiori viene assegnato permanentemente un villaggio per palo dall'inizio del Novecento, da quando, dal periodo Meiji, da fine quindi dell'Ottocento in realtà, si è presa questa usanza. La parte del festival più famosa è chiamata Kyotoshi e si riferisce all'importante cerimonia durante la quale dei grandi tronchi scelti per costruire gli onbashira vengono fatti scendere da un crinale. Secondo una tradizione nata appunto nel periodo Meiji, degli intrepidi coraggiosi, useremo un altro aggettivo oltre che intrepido, comunque cavalcano questi grandi tronchi fino a valle. La scelta dei tronchi viene fatta 2 anni comunque prima e vengono anche lavorati e preparati con una cerimonia shintoista per lo Yamadashi, ovvero letteralmente l'uscita dalla montagna. Questi misurano circa 17 o 19 metri, questo è pressappoco la lunghezza dei tronchi, e arrivano a pesare, pensate un po', fino a 12 tonnellate. Così il giorno del Kyotoshi, una grande folla accorre sul crinale dove i coraggiosi partecipanti montano su questo tronco, ancora comunque bloccato da grandi corde, ma subito pronto a scivolare giù per il terreno accidentato. La discesa in realtà è relativamente breve, ma molto pericolosa come potete immaginare. Non di rado i, chiamiamoli fantini, rimangono feriti o peggio, perdono la vita.
Circa un mese dopo il festival, poi i tronchi vengono portati in parata ai quattro santuari e issati con corde seguendo una cerimonia che prende il nome di Satobiki. I tronchi poi rimarranno in quella posizione per i successivi 6 anni, fino al seguente anno o della tigre o anno della scimmia. Questa seconda parte della cerimonia è sicuramente meno entusiasmante rispetto al Kyotoshi, ma altrettanto sentita dai locali. L'ultimo Onbashira è avvenuto nel 2022, quindi l'anno scorso rispetto a quando sto girando questo video, ma per la prima volta nella storia, a causa della pandemia, non vi è stato il Kyotoshi, ma solo la cerimonia del Satobiki. I tronchi infatti sono stati trasportati attraverso dei mezzi pesanti. L'ultimo Kyotoshi è avvenuto invece nel 2016, quando purtroppo però un partecipante rimase ucciso. Al contrario però, un certo Tomoya Nakamura riuscì proprio agli inizi del secolo scorso a cavalcare per ben 5 volte consecutive i grandi tronchi, rimanendo sempre illeso e diventando una vera e propria leggenda, un eroe per la cittadina. Il prossimo festival è in programma comunque per il 2028, quindi pronti a diventare i prossimi eroi? Avete tutto il tempo per prepararvi. Che ne dite? Miei cari samurai, comunque il video di oggi giunge a conclusione e io come sempre ringraziandovi per essere stati in mia compagnia e ricordandovi di lasciare un mi piace e iscrivervi a questo bel canale e tutti i social ovviamente anche di Kuyomi, io vi saluto e se vorrete ci rivedremo al prossimo video, sperando sia finalmente quello dedicato al periodo Kofun. Matane!